E ben ritrovati a Storytelling, la rubrica di Canale Zero in cui vi racconto dei fatti miei con un pizzico di ironia. E sì, perché stavolta si parla delle mie avventure e disavventure avvenute durante il mio primo anno di liceo. Però adesso torniamo un attimo indietro. In un passaggio di Banca Informica uso una frase abbastanza forte. La prof mi odia e non mi può perdonare. Ecco, uso il verbo odiare. E può sembrare anche abbastanza fuori luogo, perché in quella canzone io mi immedesimo in un bambino di 10-11 anni che già può avere fatica ad ipotizzare dei sentimenti positivi come la felicità, come l'amore, come tante altre cose belle della vita. Figuriamoci se può comprendere esattamente il significato di odio. Sinceramente, un bambino di 10-11 anni può capire che una professoressa ha iniziato ad assumere un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti? Io lo continuo a ripetere, i professori hanno sempre il coltello dalla parte del manico. E come ho avuto modo di dire, io non riesco a fare esattamente un pieno revisionismo di ciò che era successo a quel tempo. Ma, siccome io non sono mai contento, anche nel 2006, all'inizio del 2006, è successo qualcosa di simile. Ok, il 2006 l'ho sviscerato in lungo e in largo in tutto ciò che ho fatto, lo ricordo sempre, l'ho ricordato anche oggi sul mio profilo Facebook, insomma, è sempre un buon modo per ricordare un periodo storico della mia vita abbastanza controverso. Quel 2006 è partito, per l'ennesima volta, mi scoccio pure a dirlo, però anche quell'anno avevo ipotizzato di svoltarla una buona volta per tutte. E quel momento di svolta è stato il 1 gennaio 2006, concerto di Jovanotti a Locri. Se non che esattamente una ventina di giorni dopo, quelle promesse di svoltare tutto, mettere le macchine in un angolo, mettere i topolini in un altro angolo. Sì, nella mia vita ci sono corsi e ricorsi storici, però tutto avrei voluto, tranne che si ripetesse qualcosa di simile a quanto era accaduto nel 2002-2003. E invece tutto è cambiato in una strana mattina di gennaio. Siamo nel periodo in cui il fenomeno della mia classe stava finalmente smontando le tende, ma al tempo stesso, come ultima disposizione, aveva detto al sottoscritto di non superare una certa fila di banchi, altrimenti sarebbero stati cazzi miei. Ciò ha limitato fortemente già i miei tanti goffi movimenti e le mie scarse relazioni interpersonali in quella classe. E senza dubbio avrei potuto reagire a quell'abuso di potere, ma non l'ho fatto perché, sapete, esiste una cosa chiamata quieto vivere ed è meglio rispettarla quanto più possibile. Nella mia vita avrei potuto essere uno studente modello, uno studente sempre preciso, impeccabile, puntuale e senza alcuna macchia sul curriculum. Però mi è successo spesso di avere delle interrogazioni che poi sono andate male, per tutta una serie di ragioni. Però quella mattina era ben più strana di tutte le altre. Non ho mai avuto ben chiaro il motivo per cui quell'interrogazione mi fosse andata male. Fatto sta che ho ricevuto un impreparato. E me lo sarei tenuto anche ben caro, perché magari poteva accadere che due giorni dopo sarei stato nuovamente interrogato e le cose sarebbero anche andate meglio. In fondo funziona così. Gli impreparati, tempo 24-48 ore, possono essere cancellati da un 6, un 7 o addirittura un 8. Dai, esageriamo. E invece no. La professoressa non fu paga di ciò che era successo, ma anzi mi chiese il libretto per scrivermi una nota. Come un déjà vu che si ripeteva. Tornavo indietro al 2002-2003, qualcosa che era successo circa 3 anni prima, e all'epoca ovviamente era qualcosa di abbastanza fresco. Ma mentre nel 2002-2003 io penso che quell'atteggiamento della professoressa sia stato alquanto pretestuoso nei miei confronti, e sottolineo, si trattava di vero e proprio odio, alla base del concitato periodo che va tra gennaio e marzo del 2006, in realtà vi erano delle ragioni ben chiare, che però posso comprendere soltanto col senno di poi. In realtà la professoressa aveva capito che non ero esattamente uno qualunque,
Anzi, avevo creato anche delle belle aspettative e il primo quadrimestre, tutto sommato, era anche andato abbastanza bene. Per cui poteva accadere che bastasse un singolo passo falso per capovolgere completamente la situazione a mio sfavore. E così c'è stata quella nota ed entrai immediatamente in un turbine di situazioni che avrebbero ulteriormente minato la considerazione che gli altri miei compagni di classe potevano avere, ovviamente parlo dei nuovi, perché quelli vecchi sicuramente mi conoscevano abbastanza bene e capivano che non era esattamente una storia nuova, ecco. Fino a che non ho revisionato attentamente la cosa e non ho pensato al fatto che si trattasse di un accumulo di aspettative che la professoressa aveva nei miei confronti, ho definito quel periodo, quel mese di febbraio, come una vera e propria persecuzione ai miei danni. Un atteggiamento dispotico e traumatizzante che per molto tempo ho pensato anche di non meritare. Invece non era così. Una volta che dimostri di essere bravo e preparato, o comunque presunto tale, ciò implica che lo devi essere sempre. Implica che non puoi sbagliare una volta. Può succedere di avere un'interrogazione o un compito da 6. Ma non può accadere mai che scendi sotto quella soglia, che vai ben sotto anche del 5,5. Non può capitare un impreparato. Decisi di nascondere la bella e meglio quella nota, addirittura tentai la mossa della disperazione e feci una firma falsa. Naturalmente mio padre è sempre stato più furbo di me ed è riuscito a scoprire quella malefatta, fatta veramente coi piedi. Mi ha rimproverato. Io ho promesso di ritornare subito in carreggiata e nonostante tutto, nonostante quel pomeriggio non avessi neanche fatto i compiti, quella sera andai ugualmente al Mac coi miei. Dopotutto, anche se facevo qualche mezzo progetto di qualsiasi cosa, nessuno sarebbe andato realmente in porto. Fu un mese in cui l'unico imperativo che c'era sulla bocca dei miei amici era quello di studiare e solo ora comprendo che in fondo loro ci tenevano affinché io andassi il meglio possibile. Insomma, volevano che io non passassi per coglione. E quei mesi di febbraio e marzo passano per due umiliazioni. Uno è abbastanza fastidioso e non lo racconto, ma riguarda qualche battuta di troppo che quella professoressa faceva nei miei confronti. L'altro fu una convocazione dei miei genitori a scuola. Fu un colloquio che non ebbe troppe vie di scampo, era una berlina insuperabile. Io sapevo di essere dalla parte del torto e la cosa peggiore è che quella berlina io l'avrei potuta tranquillamente evitare facendo una singola interrogazione fatta bene, che poi mi avrebbe scampato per le settimane successive. La cosa peggiore è che non capendo esattamente in che situazione mi stessi trovando, continuavo ostinatamente a serbare rancore nei confronti di quella professoressa. Però anche i momenti peggiori hanno una loro conclusione. Prima però c'è il punto più basso. Prima però c'è sempre il punto di apparente non ritorno e senza dubbio il punto peggiore di tutta la mia carriera scolastica. Il 27 marzo 2006. È una data che commemoro sempre, appena ne ho occasione, appena sento le note di Upside Down di Jake Johnson. Quel giorno poteva trascorrere normalmente e tutto sommato potevo starmene tranquillo per i fatti miei, ma tutto è precipitato a causa di una frase rimasta almeno per me nella storia. Che cacchio vuoi? Dissi quella frase alla ragazza che stava di fronte al mio banco mentre c'era un'interrogazione in corso e quella ragazza che era interrogata probabilmente non lo sarebbe più stata nell'anno anche successivo. Fu una cosa detta in modo totalmente scomposto ed impulsivo e la professoressa mi invitò ad uscire dall'aula. A quel punto l'unica persona con cui potevo prendermela ero io. Ora, l'unica altra cosa che ricordo di quella uscita forzosa e fu che ad un certo punto arrivò la preside e mi chiese perché fossi lì e io non sapevo come rispondere, anche perché erano trascorsi i 10-15 minuti che la professoressa mi aveva detto di trascorrere fuori. Le analogie col 2002-2003 sono legate soltanto alla mia ostinazione nel non cercare di cambiare realmente le cose, ma la differenza più
importante rispetto al 2002-2003 è che quello che è successo nel 2006 ha avuto un inizio, una strana mattina di gennaio, e ha avuto una fine, una semplice sliding door che avrei potuto anche decidere di non attraversare, avrei potuto decidere di non assecondare quell'ennesimo imperativo a studiare. Eppure sono bastate soltanto 7 parole, un invito anche a prendere 7. E non vi sto neanche a dire come ho trascorso quel pomeriggio a studiare storia, a ripassare storia, e tutte le volte che non mi ricordavo qualcosa mi buttavo completamente giù. Non lo so, ma sarà assurdo, però non ho studiato né per me, né per la professoressa, né per i miei, ma soltanto per non deludere una singola persona.